un momento molto importante perché testimonia la volontà di questa città di ritornare al più presto in possesso di tutto il Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale rappresenta per la città di Mantova una fonte di lavoro molto importante, 250.000 presenze paganti all'anno prima del terremoto, ora pian pianino dal punto zero, cioè del punto toccato nel maggio del 2012, siamo arrivati intorno ai 150-160.000 presenze. Contiamo non solo di rieguagliare quel primato, ma con la valorizzazione che è necessaria mettere in campo, contiamo di superare questo limite delle presenze. Convocato per lunedì i parlamentari, gli assessori regionali, i consiglieri regionali. Noi abbiamo preso in considerazione tutti gli indicatori che possono essere stati utili al Ministero per stilare la graduatoria dei primi 20 poli museali italiani e non c'è un indicatore che veda il Palazzo Ducale indietro oltre i 20 individuati. Siamo davanti a un caso forse di distrazione perché siamo davanti a uno dei più importanti poli museali non solo d'Italia ma anche d'Europa e quindi sono sicuro che la riammissione non potrà che essere obbligatoria, altrimenti dovremo mettere in campo delle iniziative di mobilitazione che senza alcun dubbio non possiamo far passare sotto silenzio. È chiaro che per l'estero bisogna pensare da un anno all'altro, non si può pensare, noi abbiamo dato l'annuncio a maggio, quindi è chiaro che tutte le comitive straniere avevano prenotato per altre parti, che per loro vuol dire un anno prima. Prenotare la Camera degli Sposi, quindi noi dobbiamo iniziare adesso per la prossima estate e quindi fare molta promozione insieme al Comune naturalmente, la provincia e tutti quelli che ci possono aiutare in questo senso, fare una grande promozione per il prossimo anno, vedrà che non ce ne saranno pochi, saranno molti. Faremo molta promozione, appunto io mi appoggerò molto ai nostri enti locali perché ci aiutino, anzi loro lo devono fare perché noi non abbiamo grandi mezzi in tal senso, una grande promozione per l'apertura di dicembre, però bisogna essere sicuri, purtroppo sempre la stessa cosa, quando i lavori saranno veramente conclusi. Noi oggi non lo sappiamo, potremmo sapere semmai abbastanza a ridosso. Esistono delle autonomie finalmente per tanti musei, questa è una cosa nuova e molto importante. Spero che anche il nostro museo, che è così straordinario, possa ambire a tale riconoscimento.